La prima domanda intanto è se hai smaltito la gioia dopo la vittoria con l'Under 19 innanzitutto. Sì, diciamo di sì, però è sempre dentro di me una sensazione fortissima ogni volta quando penso, particolarmente agli ultimi minuti contro Lituania, che alla fine siamo stati tranquilli anche se la partita è arrivata a punto di crisi in senso di poter anche perdere o pareggiare con il loro gioco a uomo. Ma poi torno e dico sì, è vero, siamo dorate. E adesso invece è iniziato questo nuovo cammino con le ragazze dell'Under 17, un nuovo gruppo che non ha avuto la possibilità di fare quegli step intermedi di avvicinamento a causa dei problemi legati alla pandemia naturalmente, che però adesso si prepara a questo debutto internazionale. Sì, loro purtroppo, come hai detto, non hanno avuto tutto quello che ha avuto il gruppo precedente, che veramente ha lavorato bene e tanto. E queste ragazze purtroppo sono viste poco, però ora guardandoli sempre fanno un passo in avanti con Elena, con Adele, con Beppe che ora sta nello staff e penso che avendo anche questa possibilità di fare due partite amichevoli contro la Turchia almeno rompono il ghiaccio per incontri internazionali. A tuo avviso in questo momento com'è il livello del gruppo, il livello dell'organico? In vista proprio dell'appuntamento internazionale e con che obiettivo poi si va lì, si va in Georgia? Ma sicuramente si va con l'obiettivo di poter far bene, di poter vincere il più possibile. Qual è la loro forza in questo momento? È difficile da dire perché non conosciamo le altre nazionali, però è un bel gruppo, peccato che hanno avuto che non hanno avuto possibilità di fare quello che hanno fatto precedenti perché ci sono elementi molto validi. La tua idea da qui in avanti per il lavoro che dovrà essere portato avanti nel settore femminile, considerando anche che la Seniores avrà oltre un anno di stop legato all'eliminazione nelle qualificazioni europee? Beh, è bello partire da questo palazzetto dove la settimana scorsa, 10 giorni fa, c'è stato un grandissimo risultato per la nostra pallamano, frutto del lavoro di Liliana e di Adele ed Elena, molto importante. E sull'onda di questo risultato cerchiamo di andare avanti con questo gruppo che, come hai detto tu, è all'inizio della sua attività internazionale. Purtroppo il Covid ha fermato questo gruppo nella sua possibilità di estrinsecare le sue forze e le sue capacità prima del torneo ufficiale. E niente, io sono convinto che questo gruppo saprà comportarsi. Giochiamo a Tbilisi contro squadre che dobbiamo affrontare e non conosciamo. Penso che sarà importante anche il fatto che sarà Elena Barani a condurre direttamente la squadra, anche per avere un passaggio in continuità rispetto al passato. Io sono molto contento di lavorare con questo staff e quindi cercheremo da questo momento in poi di dare un'identità precisa alle squadre nazionali femminili. E questo è il nostro obiettivo e questo è il nostro compito, proprio sfruttando anche il fatto che la nazionale senior avrà questo periodo di forzato stop. Però questo dovrebbe favorire il passaggio di queste ragazze, soprattutto dell'Under 19, verso la senior, che è un passaggio secondo me ormai non più dilazionabile, e quindi c'è un po' di tempo per lavorare, per far passare l'idea che anche le squadre femminili come le squadre maschili debbono saper giocare sempre in ogni occasione per avere il risultato, soprattutto per proporre un gioco che sia moderno, sia compatibile con quello che è il livello internazionale adesso. Ecco, ereditare una generazione che ha vinto qualcosa è un fattore importante poi per andare in senior. Sì, è importantissimo. Sai che abbiamo detto tante volte questo anche per i ragazzi, no? Che non ci sia la paura di giocare contro le squadre che si affrontano. E questo gruppo di ragazze penso che questa paura l'abbia possa aver dimenticata, perché ha battuto squadre, è vero, non top team, perché non abbiamo giocato i campionati europei assoluti, ma un championship è una cosa bellissima, è la cosa che io ho vissuto già con i ragazzi del 2000, e proprio questi ragazzi mi danno fiducia perché dopo quella vittoria hanno cominciato a giocare alla pari, sentirsi alla pari con tutte. Io spero che questo processo di identificazione, di forza, di propria forza, di consapevolezza si sviluppi anche nelle ragazze che hanno talento. Ci sono ragazzi di talento che possono sicuramente, non dico immediatamente, giocare a un livello estremamente alto, livello senior, ma sicuramente se è competitivo, e questo è l'obiettivo che ci poniamo.